un tema che io credo debba essere affrontato per come si propone con grande serietà e che riguarda la cosiddetta terapia domiciliare Covid, quindi le cure farmacologiche domiciliari con cui trattare i malati lievi di Covid-19. Fino ad oggi questa terapia si è basata sostanzialmente su un documento, su indicazioni contenute in un documento di AIFA pubblicato il 9 dicembre scorso, nel quale si raccomanda appunto nei casi lievi di procedere soltanto con la vigile attesa, con trattamenti sintomatici, per esempio il paracetamolo, e con nutrizione e idratazione appropriati. Perché? Perché in quel documento AIFA sostiene che ad oggi non ci siano evidenze di farmaci e trattamenti davvero efficaci rispetto a quello che è il decorso della malattia. Ora, tutti capiamo bene che oltre a non dare alcuna rassicurazione a chi viene a contatto con il Covid, si lasciano le persone nella totale incertezza di come potersi curare e a queste persone non rimane, come dire, la speranza che non vi siano evoluzioni negative nei sintomi e nella malattia. E quindi, come dire, l'unica salvezza per chi manifesta i primi sintomi da Covid è appunto la vigile attesa e, se la situazione clinica dovesse peggiorare, il ricovero in ospedale. Contro questo protocollo è nato il Comitato Cura Domiciliare Covid-19, che è un comitato composto da medici e professionisti, che sulla base dell'esperienza vissuta in questi mesi sostenevano e sostengono la necessità di interventi tempestivi e precoci per evitare un aggravamento delle condizioni del paziente, quindi la possibilità di avere un approccio terapeutico differente e soprattutto evitare l'ospedalizzazione. Oggi questo è un tema, come sappiamo, fondamentale. Abbiamo ogni giorno, insomma, ci viene detto che ospedali vengono reparti vengono riconvertiti e quindi siamo in una situazione particolarmente stressata, diciamo così, da questo punto di vista. E proprio il TAR la settimana scorsa ha accolto il loro ricorso, sospendendo in via cautelare il provvedimento di AIFA, sancendo il diritto dovere dei ricorrenti di prescrivere i farmaci che si ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, evitando che un approccio incentrato sulla vigile attesa e sul limitato intervento attivo possano prodursi in effetti negativi sui pazienti e di conseguenza un appesantimento delle strutture sanitarie. Quindi io chiedo all'assessore, alla giunta, rispetto al tema sollevato, come si pongono chiaramente rispetto a quello che dicevo prima, cioè la vigile attesa non è francamente rassicurante oggettivamente nei pazienti che vengono colpiti, seppur in maniera lieve, da Covid-19, e se davvero ci sono protocolli alternativi o cure alternative che possono essere efficaci ed evitare l'ospedalizzazione, quindi sovraccarico, andare a sovraccaricare le nostre strutture, io credo che in questo senso dovremmo anche come regione supportare eventualmente la richiesta e la posizione che questo comitato sta portando avanti. Perché qui è il Ministero della Salute e AIFA che deve ovviamente valutarli e autorizzarli. Però sulle tre cose che lei ha posto penso che non ci debba essere oggi nessun elemento di sottovalutazione. Il tema che lei pone è un tema attualissimo. Io spero che all'interno della comunità scientifica e degli organismi preposti ci sia presto una diciamo, indicazione che, d'altra parte, come dire, è un'indicazione che potrebbe anche evolvere, perché abbiamo visto da un anno a questa parte che ci sono state anche delle evoluzioni dal punto di vista della considerazione delle cure farmacologiche più appropriate. Quindi mi aspetto che ci si possa mettere nelle condizioni di agire. Ma io accolgo con favore, insomma, le parole dell'assessore Donini, che si dimostra sensibile al tema. È chiaro che, come ci dicevamo, i pazienti aspettano risposte tempestive e quella della vigile attesa a volte non lo è, nel senso che spesso e volentieri i pazienti sono abbandonati a se stessi, magari i medici non hanno la possibilità, per il carico di lavoro che hanno, di esercitare costantemente questa vigile attesa. E allora è fondamentale in questo quadro intanto potenziare le USCA, che sono uno strumento fondamentale che la Regione ha messo in campo e che però va potenziato. E dall'altra parte tutti, come diceva bene l'assessore, auspichiamo in qualche modo che la risposta
domiciliare ai pazienti non sia solo quella di aspettare un evolversi a volte in direzione peggiorativa, diciamo così, della situazione clinica del paziente e che quindi con il rischio quindi di andare appunto ad appesantire le strutture sanitarie. L'auspicio è che insomma la comunità scientifica possa dare linee chiare proprio anche in virtù dell'esperienza che i medici di medicina generale hanno maturato proprio sul campo e stando a stretto contatto con i pazienti malati da Covid-19.